Ali Abdullah Saleh è in Arabia Saudita per ricevere cure mediche dopo le ferite riportate nell'attacco al palazzo presidenziale. Secondo fonti ufficiali di Riyadh, citate da alcune agenzie di stampa, il presidente dello Yemen avrebbe ferite al volto, al collo e alla testa e una scheggia vicino al cuore. Le redini del potere ultra trentennale di Saleh sono passate temporaneamente nelle mani del vice Abdar Abdu Mansur Hadi, che ha assunto la presidenza ad interim e il comando supremo dell'esercito. L'attacco di cui venerdì è rimasto vittima Saleh, mentre si trovava nella moschea del palazzo presidenziale per la preghiera, ha fatto temere l'aggravarsi di una situazione in un paese da mesi teatro di violenti disordini nei quali sono morte centinaia di persone. Ora sul tavolo ci sarebbe un accordo per il cessate il fuoco raggiunto grazie all'intervento della diplomazia saudita. Ma a Sana'a si sono comunque registrati altri scontri tra le forze presidenziali e le milizie tribali alleate dell'opposizione. Gli abitanti della capitale denunciano un preoccupante vuoto di sicurezza e una crescente penuria di beni di prima necessità.